Buonasera a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali. Semifinali di Coppa Italia, concluse le due gare d'andata. La Juventus batte 2-0 la Lazio con i gol di Chiesa e Vlahovic. La Fiorentina batte in casa 1-0 l'Atalanta con il gol di Mandragora. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, clic, lasciate like e commenti sotto i video, un bel pollicione e andate a vedere anche il video della Serie B. Ragazzi, le semifinali di Coppa Italia, come sono andate, cosa è successo, come la vedo io? Intanto sono andate bene per la Juventus, dove ha vinto una partita meritata, una Juventus superiore, una Lazio che mi ha anche un po' stupito dopo una buona prova con l'arrivo di Tudor. Ci sta anche perdere, ma brutta, una Lazio che non mi è piaciuta assolutamente, sottotono, quasi sazia, come se quella che contava era domenica. Però staremo sempre a vedere quello che accadrà, un Immobile inguardabile, un Immobile ormai giustamente, anche lui avanza con l'età, quindi bisogna dare spazio ai giovani, spero che anche Spalletti lo capisca, non mi porti Immobile titolare, me lo può portare ma non come titolare agli europei, perché comunque l'età incide, quest'anno ha fatto anche molti meno gol degli altri anni. È normale ragazzi, l'età avanza per tutti, vale per gli attaccanti come vale per le punte, vale per tutti. Una Juve quindi che, a meno che non fa proprio, non si suicida, non va a Roma distratta, non la vedo facile io la rimonta della Lazio. Mentre Fiorentina-Atalanta la vedo diversamente. È vero che questa Fiorentina ha vinto, ma deve andare a Bergamo. L'Atalanta è una squadra molto forte, molto ostica. Oggi ha perso una partita dove ci può anche stare. La Fiorentina ha messo tutti i titolari, non ce lo dimentichiamo, non ha fatto turnover. È partita con gli 11 titolari. L'Atalanta qualcuno ha cambiato, ma giustamente ci sono 180 minuti nell'arco delle due partite. Un allenatore può gestire la situazione. Io vedo favorita l'Atalanta per la finale. Questo è il mio pensiero, poi posso sbagliare, niente contro la Fiorentina, ci mancherebbe, è un mio pensiero da sportivo. Per me l'Atalanta passerà il turno, ribalterà questo incontro a Bergamo. Mentre per quanto riguarda la Juventus, io penso che la Juventus vada in finale. A meno che, ripeto, la Lazio fa proprio la partita dell'anno, perfetta, fa due gol, anche tre, o vai supplementari con due, senza subirne. La Lazio deve già fare la partita dell'annata. Deve fare la partita dell'annata. Mentre per me la Fiorentina a Bergamo troverà molte difficoltà e sarà molto complicato. Quello che penso io, come la vedo io, Jerry, la finale sarà Juventus-Atalanta. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Ci vediamo più tardi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic, lasciate like e commenti sotto i video e ci vediamo più tardi per nuove news e sempre forza vecchio cuore rossonero. Ciao a tutti ragazzi.